la settima piaga del nord-est. Erano 10 le piaghe dell'Egitto, no? Sì, direttore. La settima era la grandine. Ben ritrovati dunque, amici che ci seguite dal nord-est sui nostri canali digitali e in streaming in tutto il mondo. Devo ringraziare poi gli amici della Venezuela. Alcuni sono politici che ci inviano i loro commenti, o dal Brasile, friulani o veneti. Avete visto la copertina dedicata ovviamente a questa terza sferzata che ha toccato il nord-est, in particolare Pordenone e il suo territorio. Ne parleremo nel corso del giornale. La domanda l'abbiamo posta ieri, ma visto che oggi ne stanno parlando tutti, quindi evidentemente abbiamo anticipato, no, anche i grandi mass media, la riproponiamo questa domanda che in estrema sintesi riprende quello che tutti stanno dicendo, no? E cioè che Alfano forse ha fatto una dichiarazione troppo ardita per un ex ardito, nel senso, ha detto ieri vietare il burka e il burkini è quel costume, insomma, che viene usato dalle donne per entrare in acqua, attira gli attentati. E qui ci sono state molte dichiarazioni, tra cui anche quelle che dicono: beh, anche le suore fanno il bagno con il saio. Io, per dire la verità, frequento il mare da quando avevo 0 anni, non ho mai visto suore che si gettano in acqua con il saio. Ho visto invece a Marsiglia e in altre zone donne invece che si mettono in acqua con il cappotto, ma questo fa parte, insomma, della situazione. Certo è che vedere per esempio al parco di San Valentino, come ho visto io una settimana fa, una persona bardata di tutto punto con solamente gli occhi fuori, ecco, questo mi ha dato enormemente fastidio in un momento in cui si è un attimino così preoccupati di quanto sta avvenendo. E poi diciamocela tutta, che il buon Alfano dica che vietare il burka e il burkini attiri gli attentati è un po' come dire che il 41 bis bisognava per forza toglierlo ai mafiosi perché loro continuavano sennò a fare gli attentati. E questo mi sa poco di ministro dell'interno, ma mi sa di, insomma, nella prima guerra mondiale venivano messi al muro di spalle e venivano fucilati, tanto per essere chiari, fellone mi pare sia il termine esatto, fellone. Però la stessa Merkel oggi ha detto che, insomma, è la teutonica, ha detto il burka è un ostacolo all'integrazione, giusto vietarlo in servizio. Vietare il burka e il burkini come misura per la sicurezza? Per il ministro Angelino Alfano non è la risposta giusta, anzi proprio questa misura potrebbe attirare potenziali attentati. Per il capo del Viminale il modello francese ha fallito. Il ministro dell'Interno infatti la responsabilità di scegliere il livello di durezza nelle risposte, che però non diventi mai provocazione potenziale capace di attirare attentati. Per esempio in Francia, dopo Cannes, anche Sisco, Corsica, ha vietato il burkini sulle spiagge in seguito ad una rissa tra francesi e nordafricani che non gradivano di essere fotografati. Non mi sembra, ha evidenziato Alfano, che il modello francese abbia funzionato per il meglio. La domanda dunque è questa: Alfano, vietare il burka e il burkini attira gli attentati. Siete d'accordo su questa domanda? Tra l'altro, proprio lasciando questa domanda, oggi per la prima volta ci sono state delle donne, io non le chiamo né kamikaze, perché i kamikaze sono seri, erano i giapponesi che si lanciavano con i loro aerei contro le navi nemiche, in questo caso gli americani, non nelle zone dove c'erano anche i civili. Bene, queste donne sono fatte esplodere e hanno provocato la morte di 8 persone. Però io mi chiedo, scusa a voce alta, se quelli che si esplodono trovano 30-40 vergini, le donne? E questa è una domanda che andremo ad appurare, mi piacerebbe sapere, o no? Che è la prima volta che... Bene, questa è la domanda, se volete potete rispondere.
Oramai parlare di temporali estivi è anacronistico dunque. Oggi possiamo benissimo parlare di veri e propri fortunali al limite dei tornadi. Venti fortissimi, pioggia intensa, grandine grande come palline da golf. Una intensità che dura quel tanto per travolgere tutto, asportando tetti, sradicando alberi secolari, colture, allagando strade e case. Non è insomma il maltempo che conoscevamo ed è per questo che l'arrivo dei nuvoloni seguiti da saette e tuoni preoccupano non poco. Quella di ieri è stata per il capoluogo del Friuli occidentale, Pordenone, e per l'immediato territorio la terza stilettata in una manciata di settimane. Il primo servizio è di Alberto Comisso. Ancora la destra tagliamento, colpita da maltempo, pioggia, vento e grandine, hanno sferzato un'area già pesantemente battuta dai violenti fortunali che si sono abbattuti tra luglio ed inizio agosto. A pagare dazio questa volta sono state soprattutto Pordenone e Cordenons, dove si sono verificati danni maggiori, colpite in maniera lieve invece Fiume Veneto, Sacile, Fontana Fredda e San Vito a Tagliamento. Più di 100 le chiamate ai vigili del fuoco del comando provinciale, che insieme ai colleghi di Maniago, Spilimbergo e San Vito e a 3 squadre di volontari della protezione civile, hanno lavorato sino a notte fonda per risolvere le criticità maggiori. Tutto è cominciato alle 18, quando una vera e propria bufera di pioggia e grandine si è abbattuta sulla città. Le forti raffiche di vento hanno provocato la caduta di rami, alberi e cartelli pubblicitari, l'allagamento di una decina tra case scantinati e il blackout elettrico di alcune zone del capoluogo. In via Montereale un arbusto di grosse dimensioni, completamente sradicato, si è appoggiato prima sulla gelateria pasticceria Montereale e poi su una Volvo V40 di proprietà del medico Barbara Miglietta. Diversi gli arbusti caduti nei parchi Galvani e San Valentino, che oggi sono rimasti chiusi. La situazione sta lentamente tornando alla normalità. Gli ultimi interventi hanno interessato le vie Roma, Fonda, Ferraris, qui a cadere è stato un albero plurisecolare, Piave, Carduce e Mameli. Grandinata abbondante nel quartiere di Torre e lungo la Cimpello Sequals, dove tra l'altro un albero è caduto poco dopo la rotonda Moro. Sempre a causa del maltempo, alcune zone di Fiume Veneto sono rimaste per ore senza elettricità. Situazione difficile a Cordenons, dove le strade sembravano veri e propri torrenti. Piazza della Vittoria è stata invasa da 30 cm di acqua, mentre a Villa d'Arco la corrente è tornata solo in tarda serata. Andiamo in Friuli, maltempo anche in Friuli, Omar Costantini. Rispetto al suo impeto sono stati contenuti i danni provocati dalla violenta ondata di maltempo che ieri pomeriggio ha flagellato la provincia di Udine. Acqua, vento, grandine, lampi, tuoni e fulmini, 20 minuti di inaudita intensità che ha mandato in tilt la circolazione stradale, in particolare il sottopasso della linea ferroviaria Udine-Tarvisio a Vat, dove in pochi secondi il livello ha superato il metro, obbligando alla chiusura dell'attraversamento stradale. La grandine in particolare non ha danneggiato la campagna con le colture di stagione risparmiate dal fortunale. Diversi interventi da segnalare tra Reana de Royale, Tavagnaco, Povoletto dei Vigili del Fuoco e squadre locali della Protezione Civile per prosciugare con l'ausilio delle motopompe gli scantinati finiti a mollo. È serata di paura anche quella di ieri per il veneziano ed il trevigiano, a decine le chiamate ai Vigili del Fuoco. Alessio Conforti. Forse non sarà ancora la fine dell'estate, ma l'ultimo fortunale che si è abbattuto con forza anche sul Veneto ci fa ricordare che ormai non manca molto. Violento nubifragio ieri sera tra la Marca Trevigiana ed il Veneziano, porzione di territorio che ha risentito con forza della potenza devastante della natura. In provincia di Treviso a farne le spese è stata la zona che va da Montebelluna a Motta di Livenza, alberi caduti in strada tra le auto, sottopassaggi e strade allagate, traffico in tilt e scantinati invasi dall'acqua. La prima zona colpita è stata quella del Montello, poi le nuvole si sono allargate investendo la pianura fino a Treviso, città andata in tilt sotto la pioggia torrenziale, il Coneglianese e l'Opitergino Motense, dove proprio Motta è stata teatro dell'emergenza maggiore con il sottopassaggio di via 4 Novembre completamente invaso dall'acqua, tanto da bloccare e inghiottire un'autovettura estratta da un carro attrezzi. A Conegliano attimi di paura quando un palo è caduto in strada investendo in pieno un'auto di passaggio, a Spercenigo, fulmini, tuoni e tanta acqua, così come a Villorba, Mogliano e Preganziol. In provincia di Venezia è stato il San Donatese il territorio maggiormente funestato, alberi sradicati tra San Donà, Jesolo e Novente di Piave, una zona del litorale, quella situata nei pressi di via Altinate, nella zona di Piazza Milano, è andata completamente sotto, al lavoro vigili del fuoco e protezione civile con le pompe idrauliche. Un albero è caduto infine sopra ad un SUV sempre in via Roma Destra, Jesolo,
paura anche a Venezia per un vaporetto scoperchiato, disagi soprattutto nel Mestrino. Questa mattina noi abbiamo insomma voluto renderci conto, dopo quanto abbiamo visto ieri, di come il Comune interveniva. Gli alberi caduti nel parco di San Valentino e non solo, insomma. E allora hanno deciso ieri sera il tavolo dedicato alla sicurezza con il sindaco Ciriani, con l'assessore competente Lo Perfido, di chiudere i parchi e quelle zone insomma che solitamente vengono vissute in questi giorni da piccoli, grandi e anziani, di chiudere il tutto affinché la sicurezza sia riscontrata ai minimi termini. Poi abbiamo notato un'altra cosa che non era usuale e di questo mi compiaccio, e cioè che oltre a far intervenire la Protezione Civile subito, immediatamente, perché ieri sera la Protezione Civile era già lungo le strade, vie slarghi e nei parchi, questa mattina sono arrivati, vedremo tra poco le immagini, con le motoseghe, hanno tagliato gli alberi, hanno messo in sicurezza le varie zone, ma soprattutto, cosa questa che io non ho mai visto e mi compiaccio per la seconda volta, è che l'AGEA, ovviamente su disposizione del Comune, è intervenuta con le pulitrici lungo gli assi stradali, ripulendo la città. Cosa questa veramente che io, dico la verità, non avevo mai visto. E allora con noi, e mi compiaccio, terza volta, Emanuele Lo Perfido, assessore comunale a Pordenone. Ci siamo ritrovati questa mattina al parco di San Valentino assieme alla Protezione Civile. Ecco, volendo un po' riassumere la giornata odierna, direttore, il dopo insomma. Come ha potuto constatare anche lei, effettivamente è stata una giornata un po' impegnativa, sia quella di ieri ma anche quella di oggi. Quella di ieri perché è stata vissuta nell'emergenza. L'organizzazione comunale è stata coordinata nel modo che ha appena descritto lei, ovvero il sindaco, il sottoscritto, l'ingegner Brusadin del Comune di Pordenone, il vice coordinatore Veronesi, hanno coordinato le operazioni più immediate che erano quelle di coordinare gli interventi che riguardassero la pulizia e la messa in sicurezza dei tratti viari principali della città e poi anche intervenire lungo i parchi. Come si può vedere anche dalle immagini, diciamo che il territorio di Pordenone ieri è stato colpito duramente, grossi alberi si sono schiantati sul territorio, alcuni addirittura sul manto stradale, bloccando la viabilità di via Montereale. Che sul recinto della scuola, quella che dà un termine geometro, sì. Ed è stata anche lì una fortuna che, insomma, non ci fossero automezzi o comunque degli individui lì presenti. Lì in via Montereale siamo intervenuti subito tramite anche l'intervento immediato da parte del comando della Polizia Municipale, la quale ha organizzato immediatamente la messa in sicurezza del tratto stradale, la deviazione per quanto riguarda i mezzi privati e anche per quanto riguarda gli automezzi pubblici. Quindi per questo veramente c'è da ringraziare gli uomini del comando della Polizia Municipale nel nome del comandante Buranel, perché ieri sono messi a disposizione oltre quello che va alle loro competenze, sono messi anche a operare manualmente fino dopo l'una questa notte. Sì, i vigili del fuoco sono stati fino dopo l'una di notte. Scusami, ma apro una parentesi, io sono rimasto sorpreso come l'assessore, perché vedete come è stato, si è rovesciato sotto, quindi a qualche decina d'anni questo albero, se non sì, di più, sotto c'era di tutto, c'erano mattoni, c'erano lattine di birra antica, c'erano scatole antiche oramai corrose dal tempo, una cosa, quindi la stessa pianta non era stabile perché c'erano più mattoni che terra, o sbaglio? Siamo rimasti un po' sorpresi, sicuramente è questione di decine e decine di anni fa. È stato utilizzato un materiale di riporto che era calcinacci, vetri, bottiglie, e questo può anche aver influito per quanto riguarda la staticità dell'albero. Ed anche questo è il motivo per cui il parco di San Valentino rimarrà chiuso anche domani, perché vogliamo verificare la staticità di diversi alberi che hanno dimostrato qualche instabilità. Anche quelli vicino al... Certamente. Quindi domani il parco di San Valentino rimarrà chiuso per fare in modo di verificare la staticità di alcuni alberi che ci hanno dato qualche problema di criticità. Noi vogliamo mettere in sicurezza i parchi il prima possibile per fare in modo che poi i cittadini possano usufruirlo, ma una volta che possono farlo in sicurezza, garantendo l'incolumità della cittadinanza. Assessore, lei parlava di staticità, preoccupano invece gli alberi di via Montereale. Ieri sera
io mi sono portato in loco e sentivo molte persone dire che quegli alberi vanno tagliati, le radici sono ormai marce. Guardi, per quanto riguarda questo, sicuramente dopo i tre fortunali che abbiamo subito nel giro di 2 settimane, sarà compito da parte dell'amministrazione comunale di GEA di intervenire per fare un sopralluogo, verificare l'effettiva resistenza di questi alberi, non soltanto sugli alberi. Se fossero stati potati precedentemente, invece, io penso avrebbero avuto meno peso, però il 6 col senno di poi. Sì. Devo dire una cosa che non è veramente, non vuole essere una polemica nei confronti dell'amministrazione precedente, però. Anche per quanto riguarda il bilancio non approvato, ci ha messo nelle condizioni di non poter operare immediatamente con una disponibilità finanziaria tale da poter operare in modo da garantire una certa... Avete le mani legate? Sì, noi infatti approveremo il bilancio a fine mese, inizio settembre, e questo ci consentirà anche di effettuare delle operazioni a lungo termine per anche garantire una certa sicurezza della viabilità comunale nei tratti in cui ci sono questi alberi di grosse dimensioni. Un'ultima considerazione che volevo fare: oltre agli uomini della Polizia Municipale, c'è da ringraziare sicuramente gli uomini che sono volontari della Protezione Civile. Queste persone mettono a disposizione la loro competenza nel momento in cui la città subisce un fortunale, subito si recano presso il coordinamento della Protezione Civile e intervengono garantendo le loro competenze, mettendosi a disposizione. Ieri l'hanno fatto fino all'1 di notte, stamattina alle 7:30 erano già operativi, 3 squadre ieri, 3 squadre oggi, sotto il coordinamento del vice coordinatore Veronesi, appunto, l'ingegner Brusadin. Queste persone mettono a disposizione il loro tempo libero per la città. Questa è una cosa che veramente è degno di nota e fa capire quale sia alto lo spirito civico da parte di queste persone. Anche perché dobbiamo capire... Intanto la regia, mettimi fuori le immagini che il commissario ha dato, quelle relative a Missinato, Michele Missinato, che ha fatto col drone. Vediamo se le troviamo, visto che avevo dato disposizioni. Prego. Anche perché, voglio dire, nel momento in cui operano le persone della Protezione Civile, lo fanno con alto senso civico. Questo è anche un po' lo spirito della friulanità, ovvero succede qualcosa, intervengo personalmente per quanto riguarda il territorio e il mio giardino di casa. Questo è anche quello che chiediamo ai cittadini pordenonesi se dovesse succedere qualcosa di simile nuovamente. Ovvero, se si può fare qualcosa, cerchiamo di intervenire subito, perché quando succedono episodi di questo tipo, ci sono dei fenomeni molto, molto importanti, questi fortunali che colpiscono il territorio, ecco, si deve chiamare sicuramente i vigili, si deve chiamare la Protezione Civile, però essendoci delle emergenze che possono colpire duramente il territorio, magari se possiamo semplicemente noi stessi pulire le ramaglie vicino a casa, spostare i cassonetti che sono finiti in mezzo alla strada, ecco, cerchiamo di farlo noi stessi per fare in modo di garantire del tempo a disposizione per quanto riguarda quello che concerne i vigili del fuoco, la polizia municipale, la protezione civile, di intervenire dove veramente c'è necessario l'intervento urgente da parte di questo personale competente. Per quanto concerne quello che possiamo fare noi cittadini, le ramaglie, appunto, la pulizia della strada, cerchiamo di farlo noi stessi per fare in modo di dare una mano noi stessi alla città. A lei e all'amministrazione per quanto avete fatto in questi frangenti. Dicevo appunto di queste immagini perché il vento che ha soffiato sino a oltre 90 km orari, e lo abbiamo anche visto nelle immagini, ha letteralmente scaraventato a terra un albero, anche questo secolare, tant'è che le persone, insomma, erano, possiamo dire, non distrutte come fosse un lutto, ma erano rimaste amareggiate perché quell'albero rappresentava un po', diciamo così, la vita, quando erano bambini avevano visto questo albero, e vederlo ieri disteso a terra per loro è stato un, diciamo così, un dolore enorme. Ci sono le immagini? Ancora qualche minuto. Allora, grazie, ditemi quando sono pronte. Intanto ancora un sabato da bollino nero sull'autostrada del nord-est e il primo round dei rientri che si sommano alle nuove partenze. Soprattutto i turisti austriaci e tedeschi, infatti, scelgono la seconda parte del mese di agosto e la prima settimana di settembre per le vacanze al mare. Le previsioni di Autovie Venete indicano come la giornata più critica per il traffico, soprattutto dell'autostrada 4 Venezia-Trieste, è quella di sabato 20 agosto. Le prime avvisaglie del forte incremento dei flussi ci saranno comunque già domani, con traffico intenso in A4 direzione Venezia e sostenuto verso Trieste, dove saranno possibili code e rallentamenti in entrata alla barriera dell'Isert. Allora, cosa faccio? Prima il tempo e poi le immagini?
Sì? Facciamo il tempo allora, Sergio Nordio, tecnico dell'OSM, ultimissimi in merito al tempo, Sergio. Buonasera e ben ritrovati, giornata un po' più tranquilla oggi con aria ancora però piuttosto umida sulla nostra regione. Ci aspettiamo un nuovo passaggio di temporali nella notte dovuto a un fronte che attraverserà la regione, dovrebbe essere una situazione meno diciamo sostenuta rispetto a quella di ieri, quindi temporali sparsi sul territorio, però localmente sempre in qualche posto possono assumere caratteristiche un po' più marcate. Per quanto riguarda domani, tempo abbastanza buono, cielo in prevalenza poco nuvoloso, l'aria resta sempre umida, quindi un'atmosfera un po' afosa in pianura. Per quanto riguarda le temperature, restiamo sui valori attuali, intorno ai 28-29 gradi le massime attese per domani. Tempo abbastanza buono anche sabato, con cielo poco nuvoloso, in giornata però tenderà ad annuvolarsi per l'arrivo di un'altra perturbazione che passerà poi sulla regione sabato notte, nella notte tra sabato e domenica mattina, quindi si tratterà di un nuovo peggioramento, nuovamente rovesci e temporali sparsi sul territorio. Dopo questo fronte di domenica le condizioni andranno migliorando, finalmente ritorneranno correnti nord-orientali più asciutte che porteranno poi stabilità atmosferica a partire da lunedì. Grazie Sergio Nordio, tecnico dell'OSMER. Allora, mentre sono ancora in attesa di queste benedette immagini, abbiamo Giorgio Simon, che è il direttore generale dell'AS 5 del Friuli Occidentale. Allora, dottor Simon, 100 giorni dal suo arrivo alla direzione generale, come possiamo presentarli ai nostri telespettatori? Beh, 100 giorni belli e interessanti, sono state fatte un sacco di cose e devo ringraziare tutti, come al solito, tutti i nostri 4.200 dipendenti. Ricordo che abbiamo assegnato i lavori per l'ospedale della Cittadella della Salute, e stiamo assumendo 45 infermieri, altri 88 li assumeremo a settembre. Abbiamo messo finalmente in sicurezza la radiologia di Pordenone, trovando finalmente i radiologi, tant'è che in autunno cominceremo a raddoppiare i turni della risonanza magnetica, che lavorerà dalle 8 alle 20 anche a Pordenone, come si deve su un ospedale. Stiamo facendo i concorsi per il primario di radiologia, di ortopedia, di riabilitazione. Abbiamo chiesto l'autorizzazione per quella dell'ostetrice che si pensiona a fine anno. Abbiamo attivato le funzioni di malattie infettive, di chirurgia vascolare, di endocrinologia e reumatologia all'interno dell'ospedale di Pordenone. Abbiamo concluso l'accordo con il CRO, abbiamo fatto tutti gli accordi sindacali, devo dire senza conflitti, con tutti i sindacati, abbiamo attivato i centri di assistenza primaria. Mi pare che già il fatto che ora la radiologia possa operare dalle 8 alle 20 è un risultato, insomma, abnorme, nel senso, rispetto a prima, visto che in Veneto riuscivano a fare tutto, noi non riuscivamo a fare nulla, mi chiedevo, mentre è arrivato. E per quanto riguarda invece gli appuntamenti, le visite, riusciremo allora, piano? Anche su questo adesso stiamo intervenendo su singoli settori, quello della risonanza, che era uno dei punti critici sicuramente. L'altro tema su cui stiamo intervenendo è quello della cardiologia, ho avuto l'incontro con i cardiologi poche settimane fa. Questa mattina ho incontrato il dipartimento questo pomeriggio dell'emergenza, perché ovviamente c'è anche il tema del pronto soccorso. Sono migliorate, ma incrociamo le dita, i tempi di attesa all'interno del pronto soccorso, ma anche su quello abbiamo alcune idee su cui intervenire. Vorrei però anche dire una cosa: in questi giorni è arrivato il rapporto di un'indagine che è stata fatta lo scorso anno, che era stato fatto in questa maniera. A tutti i pazienti ricoverati per un certo periodo dello scorso anno è stato chiesto se volevano essere intervistati dopo la dimissione su qual era la qualità della dimissione, non da noi, ma da un organismo indipendente che non avrebbe mai detto, noi non sappiamo i nomi di chi sono stati intervistati. Sono state intervistate 787 persone e il risultato è, devo dire, di grande soddisfazione. Allora, dicono che l'assistenza è buona, ottima nei nostri ospedali il 94% delle persone, dicono che pessima lo 0,3%. Vabbè. Va bene, un po' come quando si fa militare, no? il 94% ci dicono che quando hanno suonato il campanello sono arrivati entro i 5 minuti.
dicono che i medici e gli infermieri sono da buoni o ottimi il 92%, e la cosa importante ovviamente dice che sono stato ricoverato, qua il 91% dice io raccomanderei ai miei parenti o ai miei amici di ricoverarsi in questi ospedali perché sono di buona qualità. Io direi che questo è un risultato di grande soddisfazione, soprattutto per i dipendenti, che continuo a ringraziare per il lavoro che fanno ogni giorno. E anche noi. Assieme a lei, Giorgio Simon, grazie, direttore generale dell'AS 5 Friuli Occidentale. Una volta alla settimana lo chiameremo, perché noi siamo curiosi di sapere com'è la sanità, perché altrimenti è inutile fare cattedrali nel deserto se non c'è l'interno, ma noi notiamo a questo punto che l'interno c'è e come. Grazie ancora, dottor Simon. Allora, ora finalmente vedo che sono arrivate, e ringraziamo la regia e i tecnici, e sono immagini che si è fatto arrivare Michele Missinato, fatte col drone. Beh, questo no, Alberto, era un albero antichissimo, insomma, era un po', no? Plurisecolare, quindi vediamo se possiamo vedere le immagini appunto di questo albero plurisecolare, che è stato letteralmente divelto dalla sua posizione è scraventato a terra, non è stato più nulla da fare. La zona è Pordenone? Sì, sì. Pordenone, direttore. Ma la curiosità è che è un albero che risale proprio, credo, ai primi anni del 1800, perché esiste anche un album fotografico, ce l'ha comunicato sia Michele Missinato che anche la signora, che lo guardava insomma, piangente, con delle foto con intere generazioni proprio di bambini appoggiati, esatto, proprio a questo albero. Quindi è proprio una sorta veramente di disperazione, di maledizione. Vabbè, grazie, ecco perché l'abbiamo chiamata la settima piaga. Grazie veramente per le immagini. Allora, il giornale prosegue: perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada. Tragedia della strada a Campo Nogara. Siamo nel veneziano. Alessio Conforti. Nonostante i tempestivi soccorsi, non c'è stato purtroppo nulla da fare. È morto sul colpo ieri sera intorno alle 23:30 il 54enne Antonio Canato, uscito di strada mentre era alla guida della sua Volkswagen Polo in via Cavour a Campo Nogara. L'uomo si stava dirigendo verso Pozzuolo quando improvvisamente, per cause ancora al vaglio dei carabinieri giunti sul posto, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un palo della segnaletica stradale e successivamente contro un albero. L'auto per il colpo si è rovesciata finendo nella scarpata a sinistra della strada. La fuoriuscita è stata autonoma senza il coinvolgimento di altri veicoli e potrebbe essere stata causata da un malore o da un possibile colpo di sonno. A peggiorare la situazione potrebbe essere stato anche l'asfalto reso viscido dalla pioggia. Sta di fatto che il SUEM 118 al momento dell'affidamento del corpo di Antonio Canato non ha potuto far altro che constatarne il decesso. La strada è rimasta infine bloccata qualche ora per poi essere rimessa in sicurezza dai vigili del fuoco. Trovato a bordo della sua auto in località Pianezza, nel Trevigiano, il 59enne Bottega Franco, scomparso 15 giorni fa da San Pietro di Feletto. A notare la sua presenza un volontario che prontamente ha allertato i carabinieri. L'uomo era in buone condizioni. Intanto cade dal ponte sull'Isonzo un 28enne, il servizio di Matievic. Un giovane di 28 anni è caduto dal ponte sull'Isonzo, il confine tra i comuni di Pieris e Fiumicello in provincia di Gorizia. Il giovane è stato rinvenuto dai soccorsi sul greto del corso d'acqua. I primi ad intervenire sono stati gli operatori della Sogit di Grado, che hanno proceduto con le procedure sanitarie del caso. Il giovane è stato riferito, rimasto cosciente, giunto l'elisoccorso al 118, il ferito è stato trasportato all'ospedale triestino di Cattinara. Le sue condizioni sono molto serie, prognosi riservata e mobilitazione delle forze dell'ordine, comprese anche l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco. Si è spenta nella notte all'ospedale di Padova la 24enne Giorgia Libero di Casal Serugo, sconfitta da una tremenda malattia che per mesi ne aveva debilitato il fisico ma non certo lo spirito. La giovane da tempo infatti raccontava nel web la propria lotta contro il male, sostenuta dal fidanzato che ne ha annunciato la dipartita. La morte della giovane ha commosso il web, a centinaia di utenti che hanno scritto sulla bacheca Facebook della 24enne del fidanzato. L'11 agosto il suo ultimo post
dove Giorgia, nel ringraziare per i messaggi e per l'affetto dimostrato, scriveva: è dura ragazzi, ma solo quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Una donna invece è arrestata nel capoluogo regionale Giuliano Trieste per rapina in un negozio. Anche in questo caso no, c'è Sessa che ci spiega cos'è accaduto. La polizia di Stato di Trieste ha arrestato una 47enne, Antonietta L, queste sono iniziali, residente in città, responsabile del furto di due portafogli da un negozio di abbigliamento del centro cittadino. La donna, dopo aver distratto i presenti, si è impossessata dei portamonete riposti in una borsetta a custodia sotto il bancone. I titolari, accortosi immediatamente del furto, hanno cercato di fermare la donna, ma che è riuscita a guadagnare l'uscita spintonando la proprietaria, mandandola a cozzare violentemente contro la stipite della porta. Una volta all'esterno, la donna ha cercato di fuggire, ma è stata inseguita dal titolare, che ha trovato sostegno in un passante che ha chiamato il 113. Identificati e denunciati invece gli extracomunitari coinvolti nella rissa ad Aviano nel corso del Festival del Folklore, Alberto Comisso. 10 cittadini pakistani richiedenti asilo, di età compresa tra i 22 e i 32 anni e ospitati in due residence, e un senegalese di 24 anni, già noto alle forze dell'ordine, sono stati denunciati per rissa dai carabinieri di Aviano. Gli extracomunitari si erano malmenati la sera dell'11 agosto nel centro di Aviano, gremito per il Festival del Folklore, creando panico tra famiglie e turisti. Erano poi riusciti a fuggire prima dell'intervento di carabinieri e polizia stradale, allertati dagli organizzatori. Gli accertamenti condotti dai militari dell'arma, col controllo e l'identificazione di tutti gli oltre 150 profughi presenti nelle varie strutture di Aviano, l'analisi di sistemi di videosorveglianza e l'acquisizione di informazioni e testimonianze, hanno ora permesso di individuare e denunciare le persone coinvolte. 45enne triestino arrestato dalla polizia a Trieste per furto, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo infatti aveva rubato un'autovettura per recarsi al SERT, approfittando del fatto che il proprietario aveva lasciato il veicolo incustodito durante una commissione con le chiavi inserite nel quadro. Una volante della questura ha individuato l'auto parcheggiata appunto nei pressi del SERT. Dopo aver raccolto alcune informazioni da parte dei testimoni, ha atteso che l'uomo salisse in auto e quindi lo hanno fermato. Non rassegnato, ha pure cercato di divincolarsi, spingendo e colpendo i poliziotti prima di essere arrestato. 15 strumenti endoscopici rubati invece all'ospedale di Cattinara. L'attività per fortuna non si è fermata. Furto all'ospedale di Cattinara, lo si prende in un comunicato stampa della direzione generale di ASU-TS, che ha comunicato che nel corso del weekend, tra domenica e lunedì, si è verificato un furto di 15 strumenti endoscopici, 5 gastroscopi, 2 duodenoscopi e 8 colonscopi in dotazione al reparto di gastroenterologia. Il furto si è verificato durante le ore di non attività del servizio, nonostante la chiusura delle porte di accesso al servizio. Sul luogo e sono intervenuti i carabinieri del nucleo di Borgo San Sergio, che ha attivato le indagini del caso. L'attività di servizio non ha subito modifiche e cambiamenti ed è ancora possibile garantire l'attività programmata, pertanto nei prossimi giorni non sono previste cancellazioni o modifiche degli appuntamenti di gastroscopie o colonscopie programmati. L'azienda si sta comunque attivando per ripristinare la dotazione sottratta. 35 anni in Italia, Veneto, Erdogan Kosovic, è stato arrestato per evasione, si trovava ristretto ai domiciliari, ma è stato riconosciuto durante un controllo stradale da uno dei carabinieri che avevano partecipato al suo arresto, avvenuto dopo un furto all'isola ecologica di Fossalta. Andiamo ad Abano Terme, qui i ladri rubano un televisore ma vengono inseguiti dai clienti. Rosario Padovano. Abano Terme, lezione ai banditi. Provano a rubare un televisore ma vengono bloccati in strada dai clienti e dal personale del centro commerciale Ca Grande. Ha avuto minuti contati il tentativo di furto portato avanti da due ragazzi, entrambi di 20 anni, avvenuto martedì sera, poco prima della chiusura del negozio, ma di cui si è saputo qualcosa soltanto oggi. I due malviventi si sono introdotti nel supermercato Despar per mettere a segno il colpo. Con fare sfacciato si sono diretti verso la zona delle casse, dove sono esposti gli oggetti in vendita promozionale. Uno dei due, dopo aver individuato l'obiettivo, ha afferrato un televisore da 42 pollici del valore di circa 300 euro e si è diretto verso l'uscita. I due ventenni, incuranti di tutto,
hanno superato il sistema antitaccheggio e si sono diretti verso l'uscita. Ad attenderli però c'erano i clienti che li hanno bloccati facendoli denunciare. A telefonate preoccupate sono arrivate sin dal pomeriggio di ieri alle forze dell'ordine dopo che sono state notate nel parcheggio Montreale situato nei pressi dell'ospedale di Pordenone numerose roulotte di rom politicamente corretto, zingari politicamente scorretto, ma il prodotto non cambia. A controllare i documenti e conoscere il perché di questa sosta sempre le forze dell'ordine. L'arrivo a Pordenone era dovuto al ricovero di una persona facente parte delle etnie e di fatto considerata tra le più importanti. Persona secondo indiscrezioni che abbiamo avuto e poi deceduta. Questione sicurezza a Udine quando un pollice verde va verso posto di servizio di Omar Costantini. Grandi strade piene. C'era una volta una città incastonata nel mezzo di una terra particolare. Questa si presentava al suo visitatore e anche al residente sicura, bella, pulita e vivibile. Poi all'improvviso l'orco malvagio, infiltratosi nelle maglie larghe della stessa, ha iniziato la sua opera di mistificazione come un tarlo rosicchiando palmo a palmo. Oggi questa bella città si presenta brutta e insicura, anche se i soliti uomini del palazzo e lacchè affiliati ne continuano a descrivere la sua natura. Parliamo di Udine, la capitale politica della piccola patria che ha ereditato lo scettro da mamma Aquileia, la culla del friulanesimo. Una città da troppo tempo abbandonata, con quartieri trasformati in luoghi off limits dove varie etnie, anche della penisola, isole comprese, ne hanno riqualificato secondo i loro standard abituali, usi e costumi. Tra clandestini, richiedenti asilo e microcriminalità organizzata, i conti non tornano. Udine e gli udinesi non meritano un tale schiaffo. Udine ha bisogno di rivestire l'abito da sera, per cui è conosciuta in primis eliminando le zecche. La gente deve sentirsi sicura di viverla dentro 024. Senza paura che gli accada qualcosa. I tempi degli addii stanno arrivando e le persone di buona volontà escano dalle loro catacombe virtuali per riprendersi ciò che gli è dovuto. Hai davanti un altro viaggio e una città per cantare. Andiamo in Friuli, c'è l'ospite assieme a Omar Costantini, lo vedo. Sì, con noi Mario Pittoni. Che è responsabile istruzione e cultura della Lega Nord, ma soprattutto consigliere comunale a Udine. Pittoni, allora, la situazione è chiara e trasparente, però si continua a vendere la farsa dicendo tutto va bene. Sì, beh, è sempre stato così. Io sono 3 anni che presento documenti per prevenire certe situazioni che riguardano la sicurezza della città, che sono stati tutti sistematicamente bocciati. Ecco, mi sembra che anche il centrodestra non vi stia dando una mano, no? A volte, ma diciamo che soprattutto nel primo periodo, ultimamente c'è più collaborazione. Diciamo così, sono tornati all'ordine in un certo senso. Senta, Borgo Stazione, via Cividale, il quartiere PEP Est, andiamo anche Villaggio del Sole, insomma, sta di fatto che la macchia si sta sempre più allargando, ma come abbiamo sottolineato, a Udine si pensa ad altro. Certo. I numeri crescono, ultimamente sono cresciuti in maniera esponenziale grazie alla genialata di chiedere noi a Roma di mettere soldi per riattare alcune caserme. Risultato, ci ritroviamo tra i vari livelli quasi 2000 persone in città, non c'è più una panchina libera che possa essere utilizzata dai cittadini udinesi e la situazione è destinata a peggiorare ulteriormente, certo. Perché gli sbarchi continuano, dall'Italia non parte un segnale che vada nella direzione giusta, cioè per far capire a queste persone che in Italia non c'è più spazio, non ci sono opportunità da offrire, per cui diciamo così si è spenta la luce in un certo senso. Sì, si cerca di spalmarli sul territorio, ma non è quella la soluzione, certo. Anzi più persone riusciamo a spalmare sul territorio e più ne vedremo arrivare. Bene, grazie Mario Pittoni per la sua partecipazione. La linea torna a Pordenone al direttore. Paura ieri sera a Porto Gruaro per una giovane donna. Rosario Parovano firma servizio. Insidiata a piedi da uno sconosciuto fin sulla porta di casa, dopo essersi accomodato su una panchina che avevano occupato,
brutta avventura per due ragazze di Portogruaro, residenti nel rione di San Nicolò. Secondo il loro racconto, di cui sono venuti a conoscenza i carabinieri, le ragazze, poco più che ventenni, hanno subito un tentativo di approccio molesto nella zona di via Cristoforo Colombo, dove la località di San Nicolò, a Portogruaro, è divisa in due dalla ferrovia. Il giovane indossava una maglietta a maniche corte e pantaloni scuri. Le giovani però non hanno ben presenti i lineamenti del viso, in quanto c'era una fitta oscurità. La concitazione del momento non ha permesso loro di fissarne il volto. Una delle giovani insidiate ha raccontato l'episodio sul proprio profilo Facebook, scatenando una discussione sul livello di sicurezza nel Veneto orientale. Terroristi sui barconi, arrivano i primi riscontri, fermati in Tunisia 6 giovani diretti verso le coste italiane, uno di questi era un latitante pericoloso con documenti falsi. Nel frattempo in Libia finisce in manette il reclutatore dei jihadisti in Italia che, guarda caso, era stato assolto proprio dai nostri magistrati. Alessio Conforti. Sei ragazzi di età compresa tra i 23 e i 33 anni sono stati bloccati dalle forze dell'ordine tunisine a largo di Sfax, località dalla quale si erano imbarcati per raggiungere le coste italiane. La base di partenza è stata quella delle isole Kerkena e il navigatore puntava tutto verso lo stivale. A darne notizia la radio tunisina Shams FM, secondo il corrispondente a Sfax, che cita fonti della sicurezza locale, fra i sei componenti fermati vi era anche una persona ricercata per terrorismo. Un altro dei sei è un ex agente delle forze dell'ordine tunisine. Gli arresti sono stati effettuati dalla Guardia Nazionale, che ha riconosciuto il latitante indicato come pericoloso e che, riferisce la radio, era in possesso di documenti falsi. Intanto in Libia è stato catturato il tunisino Ben Ahmed Al-Fezzani, conosciuto anche come Abu Nassim, considerato uno dei reclutatori di jihadisti in Italia. Lo riporta il Libya Herald. Già arrestato dagli americani, processato a Milano, assolto, espulso e tornato in Libia, sarebbe in collegamento anche con il gruppo che ha rapito i tecnici della Bonatti. Abu Nassim, secondo il Libya Herald, stava scappando da Sirte e cercava di raggiungere la Tunisia. È considerato il terrorista più ricercato dalle autorità tunisine, secondo le quali è lui il responsabile dell'incursione ISIS nel marzo scorso nella città tunisina di Ben Guerdan, attacco che lasciò dietro di sé 58 morti negli scontri con l'esercito. Torniamo a parlare di burkini. Va proibito in spiaggia? Rosario Padovano lo ha chiesto alla gente. Del costume integrale di queste donne musulmane in spiaggia che fanno il bagno vestite, lei? Ma per me è inutile. È inutile, no? E secondo lei è un aspetto delle sottomissioni a cui sono sottoposte le donne? Ma penso di sì, perché non si, quasi una schiavitù, penso di sì. È discriminante, no? Indossare sì, questi vestiti. Il burkini è un valore di sottomissione della donna, anche secondo lei? È una sottomissione della sua religione. Però cioè tutta la religione musulmana ha valore di sottomissione. Perché sentite che è obbligo alla fare il bagno. Come anche il bikini, no? Non si può. Invece lei dice il cattolicesimo e il cristianesimo comunque indica la possibilità di scegliere se stare col bene o col male. Lo so, però a me non mi fa nessun effetto, perché se c'è una nuda e una vestia, è la stessa cosa. Per me, se uno vuole andare a forse il bagno con il vestito, non fa nessun problema. Quindi stare in spiaggia non deve essere un obbligo. Esatto. Indossare i costumi integrali non deve essere un obbligo, no, in Italia. Perché non c'è un obbligo neanche mettere il topless. Cosa ne pensa del burkini, questo costume integrale, indossando il quale le donne... Basta profughi a Pordenone. Chiederò al prefetto Maria Rosaria Laganà un incontro. Sarà il primo passo per negoziare con il Ministero e con gli altri sindaci la redistribuzione di richiedenti asilo sul territorio provinciale, in modo da alleggerire il capoluogo. Così il sindaco di Pordenone Ciriani, in merito al raddoppio dei posti per i profughi alla caserma Monti. Del resto, prima ci hanno detto la stessa protezione civile triestina che sarebbero stati 34. Poi da 34 sono passati a 70. Ora sono previsti 150. Io penso che entro dicembre
che saranno 500 le persone che vivranno in quella struttura. Oltre a ribadire per tre volte la sua contrarietà ai nuovi arrivi, Ciriani sta valutando strumenti e azioni conseguenti da mettere in campo, ma nel frattempo vuole muoversi immediatamente e concretamente. Il prefetto dunque troverà al suo rientro la richiesta di aprire un tavolo che, attraverso un percorso di decisioni condivise, precisa Ciriani, redistribuisca equamente i profughi per garantire il miglior equilibrio possibile all'interno del territorio provinciale. Un territorio che ne ospita circa 1200 e che dovrebbe non ne può accogliere altri. Naturalmente, conclude, vanno anche redistribuite le risorse necessarie per gestire i richiedenti asilo. Questione immigrazione, anche la Slovenia, guardate un po', alza i muri. Il servizio, Omar Costantini. La Slovenia si prepara alla campagna autunnale contro il previsto flusso di clandestini in arrivo dalla rotta balcanica. Il governo di Lubiana sigillerà tutta la linea di confine con la Croazia per impedire l'ingresso nel suo territorio di profughi, richiedenti asilo e presunti tali. Un primo atto formale e un messaggio chiaro in caso di rottura degli accordi tra Unione Europea e Turchia. Sulle coste elleniche si stanno ammassando diverse persone per avviarsi nella fase successiva verso il cuore europeo attraversando i Balcani con ogni mezzo. La ex Repubblica Jugoslava non ha nessuna intenzione di trovarsi impreparata davanti all'emergenza che prima o poi scoppierà, la quale riproponerà le stesse scene da esodo biblico del 2015. Si tratta di un pugno duro alla faccia delle regole stabilite negli accordi tra i paesi UE, ma allo stesso tempo ribadendo de facto e de jure il concetto di sovranità popolare dimenticato ad esempio nella vicina Italia. Un meccanismo che di certo non lascerà ai margini le altre ex Repubbliche Jugoslave e l'Ungheria, che a ruota seguiranno l'esempio sloveno. E sul versante immigrazione c'è una situazione tesissima. In vista dei nuovi arrivi sul territorio del Veneto, potrebbe compattarsi il fronte dei comuni pronti ad uscire dall'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Alessio Conforti. L'auspicio del segretario nazionale della Liga Veneta, Toni Darea, ha avuto i primi riscontri e arrivano, neanche a farlo apposta, proprio dalla Marca Trevigiana. L'eccessivo arrivo dei richiedenti asilo sul territorio, i patti tra governo e ANCI, avevano fatto andare su tutte le furie il segretario, il quale aveva pubblicamente sollecitato i sindaci leghisti ad uscire dall'Associazione dei Comuni. A Miane, nel Vittoriese, il sindaco Angela Colmellere non ci ha pensato due volte, uscendo dall'ente e destinando la quota 2016 1200 euro al sociale. Un'associazione di comuni che stipula col governo accordi su cui i comuni stessi non sono d'accordo, spiega Colmellere, non merita di ricevere i contributi dei miei cittadini. Per questo nel 2016 il comune di Miane non aderisce ad ANCI, risparmiando quindi 1200 euro. La recente rivelazione dell'accordo col Viminale sui profughi, pur corretta in corsa con imbarazzo delle parti, osserva il sindaco, per il mio comune significherebbe un aggravio di numerosi richiedenti asilo di cui non conosciamo la storia e nemmeno le intenzioni. Dopo la progressiva contrazione delle risorse finanziarie per i municipi, accettata da ANCI negli anni, ora dovremo essere noi sindaci a prenderci in carico la disorganizzazione del governo sull'immigrazione? E come spiegheremo ai cittadini, si chiede, l'adesione ad un'associazione che da una parte accetta i tagli di risorse attuati dal governo e dall'altra invia nei nostri paesi decine di migranti trattati meglio di molti anziani pensionati o di residenti in difficoltà a cui fatichiamo a garantire un sostegno? Quei 1200 euro di iscrizione Miani li ha risparmiati. Gestione illecita di rifiuti, denunciato invece un imprenditore pordenonese, Alberto Comisso. È stato denunciato per gestione illecita di rifiuti e dovrà pagare una multa di 20.000 euro. Un imprenditore sulla sessantina, titolare di un impianto che si trova in provincia di Pordenone e che opera nel settore del trasporto, trattamento e recupero di rifiuti derivanti da demolizioni in tutto il territorio regionale, è finito nel mirino dei carabinieri del nucleo operativo ecologico di Udine. Il NOE ha effettuato controlli mirati in 12 aziende che si occupano del trasporto e trattamento dei rifiuti. In occasione delle verifiche fatte nel Friuli Occidentale, i militari
ettari hanno denunciato il titolare dell'azienda che effettuava il trasporto dei rifiuti prodotti da imprese edili terze perché utilizzava dei mezzi sprovvisti di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali e stoccava parti dei materiali in aree non autorizzate. A carico del titolare della società sono state elevate sanzioni amministrative e penali pari a circa 20.000 euro e sono state poste al vaglio del comune competente le valutazioni su eventuali irregolarità di carattere urbanistico edilizio. Nel corso dell'indagine i carabinieri dovranno accertare la posizione di 70 aziende che si servivano dei servizi della ditta che trattava gli inerti e che rischiano di essere indagate per il medesimo reato o per omesso controllo. Si tratta di imprese che si trovano nella bassa pordenonese, Pravis Domini, Sesto Re Reghene Chions, nel Porto Gularese e nella Bassa Friulana. C'era una volta Grado, l'isola d'oro, oggi l'isola delle multe. Omar Costantini, da Udine. Che succede a Grado in questa anomala estate 2016? Pare che la nuova amministrazione comunale abbia deciso di incentivare il turismo, mandando gli agenti della polizia locale a verbalizzare in tutta l'isola, punti oscuri inclusi, un foglio di ringraziamento verso tutti coloro che ritardano il pagamento della sosta. Operazione che sta facendo rinverdire le disastrate casse comunali con conseguente attacchi di bile per i gitanti che hanno inserito l'isola d'oro come meta vacanziera. Già trovare un parcheggio è impresa ardua, se poi ci scappa anche la multa, ciao ciao mare, vien da scrivere. Bastonare coloro che fanno i furbi va bene, ma fare di tutto un'erba un fascio non solo non conviene, ma deleterio. I parcheggi a Grado sono più salati dell'acqua della laguna e se ti permetti di fermarti oltre il previsto, allora sì che le visioni mistiche si materializzano. Peccato che l'amministrazione comunale, per dovere di cronaca da qualche mese al timone, non si sia impegnata con tale zelo a offrire servizi, pulire le spiagge, sollecitare i lavativi e ottenere qualche scheo de più. Ma questa è un'altra storia che pontifica il sempre più interesse del turista, anche domenicale, verso altre mete più convenienti Friul Veneto Giuliane. È finito il tempo del e te togo e te bevo, sotto il sol senza fin, come decantava il poeta. Andiamo invece nel Veneto, troviamo il sindaco di San Michele al Tagliamento Bibione, Pasqualino Codognotto. Sì, esatto, per parlare di un'estate che al di là del maltempo di questi giorni ha regalato dei numeri importanti e li sta regalando anche a fronte delle strutture di rilevazione che per esempio per quanto concerne le strutture alberghiere stanno dando davvero dei numeri importanti. Beh, c'è da dire che se continua così ci si attende solamente un grande settembre per poter stappare le bottiglie di Prosecco, sindaco. Sì, beh, essendo nel Veneto, peraltro. Sì, diciamo che questo periodo di stagione sta andando bene, il tempo ci assiste e le previsioni, come diceva giustamente lei, tempo permettendo, di settembre sono buone. Abbiamo avuto un giugno un po' altalenante, decisamente sottotono rispetto al giugno 2015, però mi pare che stiamo recuperando bene. E devo dire anche con soddisfazione dei turisti che stanno apprezzando quanto di nuovo abbiamo fatto quest'anno per loro, in particolare piste ciclabili, servizi e decoro urbano. Ecco, la diversificazione ambientale quanto paga? Oggi io stavo scrivendo una lettera, volevo fare un comunicato stampa, io la collocherei tra i primi posti, e cioè il fatto di avere una città ordinata con la cura del verde, dei fiori, lasciare l'ambiente goduto senza oltraggiarlo ed esaltare ciò che abbiamo ed è tanto di bellezze naturali è la carta vincente per il futuro, ma bisogna davvero crederci perché davvero si sta andando in questa direzione. Assolutamente, poi i turisti apprezzano soprattutto una grande fetta di turisti. Assolutamente sì, e ci stiamo accorgendo, quest'anno in particolare abbiamo sviluppato una rete di piste ciclabili importante e andremo ancora in questa direzione, per non parlare di altri servizi, certo, comunque necessari, ma secondo me abbiamo colto nel segno, bisogna, come dicevo prima, crederci e naturalmente mettersi delle risorse. Grazie al sindaco Pasqualino Codognotto, linea che può ritornare al direttore. Immediatamente due minuti a Fabrizio Venier, componente del comitato regionale del Partito Democratico in Friuli Venezia Giulia. Venier, rimaniamo in tema con la domanda e col servizio che abbiamo anche posto. Allora, burka e burkini ostacolano l'integrazione, tanto per dirla alla Merkel, oppure vietarli
ci esporrebbe a attentati di stampo ISIS o islamista? Ma vede, il problema non è tanto il fatto che ci siano delle persone che intendono andare in spiaggia vestite e fare il bagno. In realtà ognuno di noi potrebbe andare in spiaggia vestito e andare in bagno. Il tema è però la risposta della questione è insufficiente. È vero, c'è una situazione nella quale, a mio avviso, non tanto il comportamento, il vestiario, ma sono le situazioni che abbiamo visto e stiamo verificando nelle luoghi di ritrovo. Mi sembra che siano stati fatti dei passi in avanti. Recentemente ci sono alcune comunità islamiche che si sono posto il problema, anche se a mio avviso un po' in ritardo, che i loro incontri, le loro riunioni religiose devono essere visibili, trasparenti. Non possiamo pensare che all'interno di queste situazioni ci possono, perché è la verità, si è visto, non possiamo negare, questi luoghi sono luoghi dove sempre più di altri momenti figure e persone giocano un ruolo non adeguato. Ecco, quello è più preoccupante a mio avviso, più che il fatto di andare vestito a fare il bagno. Sotto questo profilo credo che le comunità islamiche devono accelerare questa azione di democrazia, di trasparenza, perché nell'Occidente, a noi, le battaglie che abbiamo fatto, e lo dico con molta tranquillità, sono battaglie per uguaglianza, per la libertà, e queste non possono essere messe a repentaglio da una, a mio avviso, a volte malsana interpretazione di ospitalità. L'ospitalità è una cosa sacra, è importante darla, devono seguire le regole, soprattutto bisogna fare in modo tale che si riducano i tempi e le persone che vengono si devono trovare un lavoro, perché effettivamente più volte alcune situazioni danno e creano problemi, non tanto a Pordenone, ma in realtà metropolitane molto più di quello che possiamo vedere tra di noi. Grazie come sempre a Fabrizio Venieri. Andiamo in Veneto, vediamo l'ospite che troviamo in Veneto. Bene, grazie. Sì, con Alessandro Zanon. La stampa estera dice che relativamente al referendum autunnale l'esito potrebbe essere addirittura peggiore della Brexit. È terrorismo mediatico, secondo lei? Ma non credo che le due cose possano essere paragonate, dal momento che uno riguarda più i mercati internazionali, gli interessi economici sono rilevanti, l'altro aspetto invece è più di ordine interno, di equilibri politici che riguardano il nostro paese, quindi non credo che le due cose stiano sullo stesso piano. Certo che sarà rilevante il risultato di quel voto, dal momento che appunto è l'intera stabilità del governo è racchiusa all'interno di quella battaglia lì, quindi per un verso o per l'altro sarà determinante. E dopotutto non credo che ci sia alternativa, dal momento che la rilevanza della riforma è tale per cui, appunto, nel caso in cui le cose non dovessero andare nel verso sperato da chi l'ha promossa, non ci possa essere un seguito. Quindi evidentemente si dovrà essere la conclusione di questa esperienza e l'inizio di una nuova. Non credo, oltre che non mi auguro che vada così, ma staremo a vedere nei prossimi mesi, quando entreremo realmente nel vivo di questa competizione, che credo sia determinante proprio per il fatto che per molti anni siamo andati alla ricerca di semplificazione sotto vari aspetti, finalmente si arriva al concreto, una riforma organica che riguarda più aspetti, che va in questa direzione, quindi non credo che possiamo permetterci di perdere questa ghiotta possibilità per appunto andare completamente. Cresce molto il fronte del no in questi ultimi mesi? Cresce proprio, credo, perché si vuole dare con questo strumento una spallata, si vuole dare un segnale di avversità nei confronti di chi al momento è al governo e promuove le riforme, però io credo che alla fine il buon senso prevalga e sarà il sì a prevalere e a vincere in questo referendum. Bene, staremo a vedere. Grazie ad Alessandro Zanon, linea che può tornare a Pordenone.
Vergarolla 70 anni dopo ripropone ancora più acuta l'urgenza di rendere giustizia a tutte quelle vittime innocenti, anzitutto a coloro che persero la vita in quel tragico 18 di agosto, ma anche alle migliaia di superstiti poi costretti a una sopravvivenza privata delle libertà fondamentali, oppure indotti a un doloroso esodo dalle proprie terre. Lo ha detto l'assessore regionale alle politiche economiche e comunitarie Francesco Peroni, intervenuto a Pola in rappresentanza della regione Friuli Venezia Giulia, alla commemorazione della strage di Vergarolla che si consumò 70 anni fa con una terribile esplosione sulla spiaggia alla periferia della città istriana e che oggi è stata rievocata unitamente al centenario del martirio di Nazario Sauro. Ancora in Veneto. Sì, per parlare di ambiente, perché ci ha raggiunto Sandro Mestriner, presidente dell'Associazione Prati delle Parsa Teglio Veneto, per un'occasione di riqualificazione ambientale per un territorio altrettanto strategico come è quello nelle vicinanze, insomma, di Teglio Veneto, ma per quanto concerne l'area tra Teglio e la Bassa Friulana si parla di una valorizzazione importante. Come mai? Sì, perché qua sono circa 30 e oltre anni che con un'associazione nata a Teglio, ma anche sulla spinta di situazioni non ambientali che erano nate negli anni 90, a Morsano ad esempio, un valorizzatore, termovalorizzatore, ecco, ha messo insieme gruppi diversi, quindi Gruaro, Cordovado, San Michele, Teglio, Morsano, ecco, e da lì, ecco, si è riscoperto quello che anticamente erano le PARS. Ecco. Assolutamente. Quanto importante è nel 2016 cercare di rilanciare queste tematiche? È molto importante perché... Si fa fatica però. Si fa molta fatica, anzi negli ultimi anni abbiamo assistito a un freno, anche ecco, la crisi economica sicuramente gioca in senso negativo rispetto all'ambiente e comunque, ecco, si riesce anche in questi mesi, ecco, stiamo lavorando con una partecipazione in aumento sia dei volontari manuali, quelli che fanno i lavori sul terreno, sia anche di contribuzione, ecco, da parte, ecco, dei volontari che contribuiscono alle diverse iniziative che, ecco, si fanno. E voglio ricordare che stiamo acquistando altri 2 ettari di area, che si porta quindi da 15 a 17 ettari, certo, in tutto il sistema, nel quale creeremo un nuovo prato stabile e da alcuni anni. Da alcuni anni state continuando quindi a valorizzare. Bene, sono terminati i 2 minuti, grazie a Sandro Mestriner, linea che può tornare a Pordenone. Grazie. Allora, squillino, no, le trombe non devono squillare, ma il mare, placido e sereno, un attimino, diciamo, anche rabbuiato l'isola. Salve. Ecco il delirio di Salvini a Ponte di Legno il giorno di Ferragosto. È venuto il momento di rischiare, qui si vince o si muore. In questo paese è venuto meno rispetto per chi indossa una divisa. Quando andremo al governo riporteremo il rispetto. Polizie e carabinieri avranno mano libera per ripulire le città. Un linguaggio fascista che usa anche Erdogan, il sultano turco. Poi la filippica del padano continua contro i migranti. Bisogna fare un passo oltre. Con le buone maniere le abbiamo provate tutte. Io penso che sia giunto il momento di scegliere uno dei tanti alberghi a 2, 3, 4 stelle, uno per regione, dove da mesi bivaccano questi clandestini. Ce lo andiamo a riprendere e lo diamo agli italiani. Con le buone maniere, con le spalle larghe, anche se qua di buone maniere stiamo morendo. Che gli albergatori vadano in malora, perché chi campa ospitando clandestini non sa fare il suo mestiere. Ci carichiamo i clandestini, le zecche sui pullman, su un pullman, e mettiamoli a 200 km in mezzo al bosco, così ci mettono un po' a tornare. Dopo questo linguaggio nazistoide, il nostro eroe padano potrebbe suggerire di costruire in quel bosco delle baracche un forno crematorio e il problema potrebbe finalmente risolversi. Ma dovrebbe pagare il copyright
A Himmler, il gerarca nazista, quello che è passato alla storia come l'inventore della soluzione finale. Io spero e penso che la magistratura fermi questo pericoloso individuo indegno di far parte di una società civile. Perché quello che ha gridato a Ponte di Legno a Ferragosto non si può certo catalogare come una piazzata comiziale. Ha passato il segno, la decenza politica abbondantemente. Ha invitato i leghisti a usare violenza verso quegli albergatori e verso i migranti, e questa deriva demenziale deve essere bloccata prima che sia troppo tardi, prima che possano accadere degli eventi tragici. Anche perché il giorno prima, in una intervista rilasciata alla stampa di Torino, Salvini ha fatto un'altra sparata. Vorrebbe mettere fuori legge la religione islamica. Salvini spiega che è giusto mettere al bando perché ha un'idea vecchia della vita, vecchia, arrogante e pericolosa. L'Islam non è una religione, è uno stile di vita incompatibile con il nostro. L'immigrazione incontrollata dei musulmani è il vero grande pericolo per le nostre libertà. Aveva ragione il cardinale Biffi quando diceva che se vogliamo integrarli davvero, meglio fare entrare solo immigrati cristiani. Magari, e questo lo dico io, chiedendo loro di recitare un Pater Ave Gloria per provare la loro cristianità. E visto che Papa Francesco ci dice che bisogna rispettare tutte le religioni, quindi anche l'Islam, molto probabilmente il nostro eroe felpato prima o poi urlerà da qualche palco o in un'intervista che è necessario fermare quel buonista di Francesco. Insomma, Salvini potrebbe un giorno insegnare al Papa a fare il Papa. Io penso che questo ometto abbia bisogno di cure amorevoli per farlo ridiventare umano. E per rimanere sulla questione migranti, sul Messaggero Veneto di Ferragosto c'era un articolo che dovrebbe farci riflettere. Il titolo era: nell'accoglienza dei profughi l'Austria è più solidale del Friuli. E poi prosegue: l'Austria con 8 milioni 700 abitanti, 1 milione 800 sono nati all'estero o hanno genitori nati all'estero, il 21% della popolazione. Nel 2015, scrive sempre il Messaggero Veneto, il saldo migratorio austriaco è di 113.100 unità, che paragonando questo dato con la situazione italiana è come se in Italia nel 2015 fossero state accolte 800.000 migranti anziché i 150.000 che realmente sono giunti nel nostro paese. In Friuli Venezia Giulia poi nel 2015 sono stati ospitati 4.865 migranti, circa 4 migranti su 1.000 abitanti. In Svezia sono 17, in Austria sono 10 su 1.000 abitanti. Insomma, i numeri ci dicono che il nostro paese e la nostra regione hanno un'immigrazione minore rispetto ad altri paesi europei, mentre Salvini e i suoi tanti piccoli cloni che infestano il mondo politico e l'etere verrebbero a farci credere il contrario, creando in tal modo paura e divisioni nella popolazione. Certo, i migranti sono un grosso problema, ma gestibile con un po' di buona volontà, intelligenza e capacità politica. È il momento di pensare l'immigrazione come un'opportunità per il nostro paese, visto che la popolazione italiana sta invecchiando rapidamente ed ha quindi bisogno di nuova linfa per poter garantire il nostro futuro. Come sta facendo da tempo la Germania, d'altronde, che oggi ha oltre il 20% di cittadini tedeschi figli di immigrati e solo l'anno scorso ha accolto più o meno 1,5 milioni di profughi, 10 volte di più dell'Italia, che gli consentiranno in futuro di essere la locomotiva d'Europa. Ci vediamo venerdì prossimo. E allora, meno male, la delizia tra storia e futuro, celebrazione degli 85 anni della cantina di Casarsa e inaugurazione del nuovo polo vitivinicolo di Zoppola. Alle 16.30 domani interverranno le massime autorità regionali e seguirà un brindisi, quindi agli amici della cantina La Delizia, Vini La Delizia, i migliori auguri per i suoi 85 anni e per questo nuovo polo vitivinicolo che sarà il più importante in Friuli Venezia Giulia e non solo. Parliamo di Goletta Verde perché andiamo in Veneto. Goletta Verde, che non ha nulla a vedere con Salvini, vorrei che qualcuno poi si strappasse i capelli, quelli pochi che sono rimasti, non vorrei proprio. È proprio Goletta Verde, che non ha nulla a che vedere con la Lega. Prego.
Sì, assolutamente, nulla a che vedere con la Lega, ma tanto a che vedere con i mari, soprattutto quelli italiani, a seguito dell'ultimo bilancio di Legambiente. Qual è il messaggio che arriva, Maurizio Billotto, presidente di Legambiente Veneto Orientale? Ma il messaggio che arriva anche quest'anno è in chiaroscuro, purtroppo, cioè ci sono dei numeri che sono in aumento, come purtroppo i dati sul cemento e quindi le denunce che sono state rilevate su tutte le coste italiane e anche in Veneto, per i sui nostri 150 km di costa, le denunce che riguardano i reati legati al ciclo del cemento sono in aumento, non di molto, ma sono in aumento. Ci sono condizioni di mare di inquinamento legati soprattutto, perché quello che monitora la goletta sono soprattutto gli scarichi, diciamo, non industriali, ma gli scarichi urbani. C'è una situazione buona per quello che riguarda la parte nostra della costa veneta, tranne l'area del Po, di Porto Tolle. Per il resto, diciamo, la situazione è da un segnale positivo. Non è così in molte altre parti d'Italia, purtroppo, soprattutto se guardiamo Lazio e Campania, la situazione è sicuramente in peggioramento. Parlando del Veneto, quanto si sta insistendo per cercare di risolvere il problema? Nel Veneto la situazione è discreta, nel senso che la Regione Veneto è comunque in infrazione in merito alla depurazione delle acque e paghiamo ogni anno circa 5 milioni di euro di sanzioni all'Europa per non aver completato il ciclo della depurazione. Sicuramente si sta lavorando, si stanno facendo le cose da questo punto di vista, i dati lo dicono. Quello che ancora non ci soddisfa soprattutto è il controllo del ciclo del cemento e sicuramente l'urbanizzazione dell'area costiera. Da questo punto di vista siamo ancora fortemente preoccupati perché non ci sono segnali di inversione su tutto quello che è stato fatto negli anni scorsi. Bene, ed è lì che si dovrà ovviamente intervenire. Grazie, grazie. Maurizio Billottolin, che può tornare a Pordenone. Bene, allora... Io sincero, ma il bello è che anche se tu non sei d'accordo, Voltaire diceva, è vero o no? Te lo ricordi, Alberto? Anche se tu non sei d'accordo con quello che dice il prossimo, dagli la possibilità di parlare, altrimenti si troverebbe da solo davanti allo specchio con chi parla. Dagli la possibilità di parlare. Io mi farei uccidere per dare la possibilità di parlare, insomma, a quelle persone che altrimenti non saprebbero con chi parlare. Ed è anche un'opera sociale che si fa. Bene, le altre notizie dal Friuli Venezia Giulia e dal Veneto. Rimanete con noi dunque. Buona serata. Le luci bianche nella notte sembrano accese per me, è tutta mia la città, tutta mia la città. Un deserto che conosco, tutta mia la città. Questa notte un uomo piangerà. Continua l'informazione su TPN, vedete già accanto a me Federico Simeoni, consigliere provinciale a Udine, parleremo tra poco non solo di provincia ma anche un po' in generale per quanto riguarda il territorio friulano. Prima però un servizio dedicato alle scuole a cura della provincia. La provincia di Udine, seppur sempre più dismessa dai propri incarichi operativi dopo la riforma degli enti locali in Friuli Venezia Giulia, porta avanti gli impegni presi nei settori ancora di sua competenza. È a buon punto il cantiere per la sostituzione dei serramenti all'ISIS Marchetti di Gemona del Friuli. Si tratta di un intervento di 500.000 euro che riguarda tutti gli infissi della scuola. Finestre che saranno rimesse a nuovo e consentiranno così di ottimizzare standard di sicurezza ed efficienza energetica. Da poco concluso, sempre a Gemona, il rifacimento di un lotto della copertura del Daronco, 200.000 euro l'investimento. I lavori in corso a Tolmezzo invece sono conseguenti all'accorpamento del poliscolastico e del liceo Paschini sotto un'unica dirigenza. La manutenzione consiste in operazioni di razionalizzazione degli spazi con spostamenti di uffici, automatizzazioni di cancelli e videosorveglianza.
Andiamo subito a commentare un po' questa situazione politica con il nostro ospite Federico Simeoni, consigliere provinciale. Allora Simeoni, innanzitutto una buona notizia va detto, FVG Strade ha iniziato a tagliare anche l'erba delle strade provinciali. Beata allora, ancora un po' potevamo aspettare che iniziasse a raccogliere le foglie per l'autunno, questo comunque... Sono i risultati che abbiamo già commentato altre volte di questa riorganizzazione frettolosa e improvvisata che vedremo nei prossimi mesi gli effetti a livelli di costo e di servizi, cosa produrrà in realtà. Abbiamo detto più volte che se il buongiorno si vede dal mattino non lamentiamoci se poi arriva la grandine, no? Purtroppo sì, ma non è la prima volta che lo diciamo davanti alle vostre telecamere. Senta, tornando invece, se restando sempre per quanto riguarda un po' il ruolo della provincia, abbiamo sentito nel servizio che ci sono ancora, diciamo così, delle funzioni che l'ente intermedio sta svolgendo, però funzioni che ormai stanno andando sempre di più a dismissione. Sì, queste che stavamo prima vedendo sul vostro servizio sono le funzioni marginali che rimarranno almeno fino a ottobre, in quanto poi con l'avvio dell'anno scolastico tutto il settore dell'edilizia scolastica dovrebbe transitare dalla regione poi alla regione e ai comuni. Non è chiaro ancora bene come verranno riorganizzate sia il personale che le risorse finanziarie, probabilmente ci sarà anche un'ulteriore proroga, ma siamo sempre nel tema delle improvvisazioni. Ecco, un'improvvisazione che non fa bene ai cittadini in particolare, perché il contribuente paga e chiede anche il servizio. Sì, per fortuna c'è stato un attimo di ripensamento sulla consegna che all'inizio si pensava dovesse essere fatta a giugno, in modo che gli uffici provinciali abbiano potuto aver garantito in questi mesi di pausa estiva dell'attività scolastica la ristrutturazione delle scuole, altrimenti avremmo avuto scuole inadeguate all'inizio dell'anno scolastico, probabilmente lavori in corso con gli studenti che dovevano entrare e probabilmente anche soldi non riusciti a spendere in tempo, con ulteriore danno al sistema delle imprese, che in questo momento è quello che richiede maggiore attenzione, maggiore risorse da parte del pubblico che ha soldi impegnati da diversi anni, che sappiamo che il patto di stabilità sono fermi lì da parecchio tempo. In attesa di giudizio, come si dice. Purtroppo. Senta, parliamo adesso di Udine, no? Negli ultimi giorni Borgo Stazione, via dicendo, entrati al centro delle cronache. Forse qualcuno si dimentica che da questa rete televisiva si parlava in tempi non sospetti, però all'epoca non faceva notizia, no? Sì, si pensava ad altro. Probabilmente adesso certi suoi colleghi sono in ferie, quindi quelli che sono più sul campo hanno più spazio sui giornali, e la situazione di Borgo Stazione, che è sotto gli occhi di tutti da almeno credo ormai più di un quinquennio, è tornata alla ribalta, ma è una situazione particolare che richiede attenzione continua, non interventi a spot come siamo abituati invece a vedere e poi a leggere in questi periodi. Certo, come Patrie Furlane voi avete qualche idea, qualcosa, qualche progetto, state elaborando qualche iniziativa? Ma noi riteniamo che sulla questione di Borgo Stazione tutto deve partire da un cambio radicale dell'amministrazione udinese, un'amministrazione così permissivista come quella che ha retto Udine negli ultimi 10 anni, credo debba essere necessariamente cambiata, perché Borgo Stazione innanzitutto necessita di regole. Ormai andare a invertire la situazione lì è molto difficile, ma fino a quando non c'è una situazione di regole ben determinate e soprattutto fatte rispettare, non credo che quel borgo possa vedere luce di una nuova alba. Senta, visto un po' a Pordenone e anche a Trieste quello che sta succedendo, no? Finalmente le amministrazioni comunali non guardano in faccia, cercano di dare un servizio ai cittadini andando anche a sgomberare parchi e via dicendo, però apriti cielo, no? I soliti personaggi magari con la bandiera arcobaleno ricavata dal petrolio che vanno in piazza a protestare. No? Se sono così tanto buoni che abbiano la bontà di accogliere questa gente, certo, a casa loro. Insomma, autunno caldo, io ho scritto così per quanto riguarda la provincia di Udine, in generale intendo come territorio. Ma c'è parecchio fermento, credo che sia il momento buono per chi ragiona e ha volontà di fare, di ritrovarsi e delineare una strategia da qui a un anno e mezzo. Ecco, manco l'internet, come si dice, più il cabernet, no? Ma c'è un gergo molto friulano. Forse manco il cabernet e poi il robisser. Manco il monadis e poi il robisser. Bene, grazie Federico Simeoni per la sua partecipazione, rimanga un attimo con noi perché adesso vi proponiamo il nostro promo.
Dal 10 settembre 2016 terminerà l'offerta che mette a disposizione spazi per la realizzazione di trasmissioni autogestite sul nostro gruppo radio-televisivo, composto di 7 televisioni con copertura triveneta. I programmi sportivi, commerciali, politiche, culturali, salute, cucina e altro ancora. Le nostre sedi sono a Pordenone, Udine e nel Veneto. Per informazioni telefonare allo 0434 55 24 44 in orario ufficio. E adesso ci trasferiamo, apriamo la pagina dall'Isontino perché andiamo a Monfalcone dove è stata inaugurata la nuova sede della Protezione Civile. Il servizio ci arriva direttamente dalla nostra redazione di Trieste. Giunge alla sua conclusione l'iter del progetto per la realizzazione della nuova sede della Protezione Civile in via Chico Mendes, iniziato qualche anno fa con l'individuazione di un'area da destinare ad una nuova sede per il corpo volontario, che a Monfalcone conta all'incirca 80 persone, di cui 60 uomini e 20 donne, organizzato per operare in ambiente marino, in quello tipicamente carsico, in quello cittadino nonché quello industriale. Un gruppo che costituisce una fra le realtà regionali più importanti e complete del settore. Attualmente l'aspetto logistico che si riflette su quello operativo e su quello organizzativo evidenzia dei punti deboli da un lato, l'aumento dei mezzi e delle attrezzature a disposizione, dall'altro la limitazione di spazi atti ad ospitarli, tanto che parte dei mezzi sono ospitati nell'ex mercato coperto di Monfalcone in via San Francesco, il magazzino si trova a spazio in due box in via Biancospino ed i mezzi nautici sono ospitati temporaneamente alla società nautica Timavo. L'amministrazione comunale ha quindi individuato un lotto di via Chico Mendes a Monfalcone in origine di proprietà del consorzio per lo sviluppo industriale del Monfalconese, ma di recente acquisito dal comune di Monfalcone. L'area individuata di circa 4.900 metri quadrati si trova nelle vicinanze delle via Grado, una tra le principali arterie di collegamento in entrata ed uscita dalla città. Il contesto è caratterizzato da aree a destinazione prevalentemente artigianale ed industriale e di lotti hanno dimensione alla manovra e alla sosta. È distante meno di 2 km da Staranzano, meno di 2,5 km da Monfalcone e poco più di 3 km dal Carso. Il progetto prevede la realizzazione di una sede con due spogliatoi, uno maschile ed uno femminile, servizi igienici con docce, un'autorimessa per 8 mezzi, un magazzino, una cucina per le emergenze, nonché diverse sale, riunioni, coordinatore e comunicazioni ed un laboratorio radio. Gli spazi esterni saranno divisi in tre aree funzionali, una per l'autorimessa dei mezzi pesanti, che dà accesso sia al piazzale per le esercitazioni che allo spazio di accoglienza, la seconda di servizio e supporto alle attività dell'ente, ma anche luogo d'emergenza e spazio conviviale di associazione e aggregazione, ed infine uno spazio necessario per l'atterraggio dell'elicottero in caso di emergenza. Il tutto per una spesa prevista di 1.200.000 euro, di cui 100.000 euro di contributo regionale. Andiamo a chiudere la pagina informativa con noi Massimo Falato, consigliere comunale a Cormons, terra cormonese. Possiamo dire, Falato, che ormai sono iniziate le manovre per quanto riguarda il rinnovo del Consiglio Comunale in quel di Cormons. Nel 2017 ci sarà appunto la chiamata alle urne dei cittadini e terra cormonese, insomma, sappiamo che si sta muovendo, ma soprattutto Vox Populi, come si dice in questi casi, parlano di un'entrata ufficiale anche lei in Forza Italia oppure sono solo, come si dice, cronache cittadine? Ma allora innanzitutto ringrazio per l'ospitalità che mi avete dato. Io sono consigliere comunale da due mandati in terra cormonese, che era una lista civica, e ero stato comunque un tesserato di Forza Italia per tantissimi anni, poi per dissidi personali con alcuni coordinatori provinciali avevo abbandonato il partito, non però rinunciando alle mie idee di centrodestra moderato che ho sempre avuto e mi hanno sempre contraddistinto. Sono voci, sono rumors, sono stato contattato da alcune persone importanti di Forza Italia per cercare, se non altro, di ricompattare il centrodestra Cormos in vista proprio delle elezioni comunali. Ecco, quindi lei comunque, se comunque vada, per quanto riguarda la prossima tornata elettorale, si inserirà come capolista in un certo senso, non come candidato sindaco? No, assolutamente no, credo che il mio ruolo sia quello di ricompattare il centrodestra in maniera costruttiva a Cormos, avendo una linea di condotta comune, fare delle liste civiche che avranno comunque come riferimento un candidato sindaco che abbiamo già individuato in loco e sarà una persona valida
e quindi credo che potremo giocare la nostra partita ad Armi Pari. Avete già pronto l'asso da calare sul campo? Sì, l'abbiamo, un bel asso. Senta, ma era proprio così in crisi il centrodestra a Cormons? Beh, diciamo questo, il bacino di voti c'è e quello che mancava probabilmente era la coesione di visioni politiche, di progettualità. Credo che io forse, modestamente, credo di poter incarnare in me e nel gruppo che io cercherò di costituire proprio quello che cerchiamo di fare come centrodestra locale, ma i voti ci sono. Insomma, lei è un uomo di campo, sappiamo che si muove in maniera, forse fa meno, come si dice, propaganda e più lavoro sul territorio? Io sono abituato a fare questo anche nel mio lavoro e vengo dal mondo del privato e quindi lì si parla poco, si lavora tanto, massimo rispetto per tutti, però quello che conta secondo me, ma nella politica in generale, quello di proporre progetti e fattibili, e idee importanti, concrete, cercare di portare avanti un progetto serio. Certo, senta, sai che il lavoro del giornalista a volte è un lavoro un po' sporco, nel senso che bisogna andare a cercare, no? A scavare. Certo. Lei sa che Cormons comunque ci sono molte fabbriche del distretto della sedia e a volte succede, no? Non come si dice, come una volta, però ogni tanto il carul, come si dice, si inserisce all'interno della sedia e bisogna andare a tirarlo via, certo. No? Onde evitare che la mangi. Certo. Ci sono dei mal di pancia, però ho sentito, per quanto riguarda anche la sua discesa in campo con Forza Italia. Ecco, anche questo è una cosa che io prendo e eredito dal mondo del privato e dell'impresa e del commercio. E non guardo quelli che possono essere i mal di pancia di altre persone, come ho detto prima, rispetto a tutti, non so a chi lei si stia riferendo, però credo forse di aver intuito qualcosa. Se il partito di centrodestra Forza Italia o se la coalizione di centrodestra crede di operare a Cormons in un certo modo e vede in me qualcosa di positivo e interessante per il movimento, certo, io sono ben favorevole. Comunque ripeto, rispetto qualsiasi idea, la democrazia anche. Porte aperte a tutti. Beh, porte aperte a tutti, credo che nella nostra... basta che ci sia il programma. Esatto, basta che ci sia persone serie, perché la democrazia può avere delle storture, che tutti possono fare politica. Infatti non a caso, se lei ha visto, molto spesso si dice che è uno strumento sbagliato, no, per prendere le decisioni la democrazia. Può darsi che abbia nella sua estrema posizione, la democrazia può avere delle storture che, ripeto, hanno delle cose negative. Bene, grazie a Massimo Falato per la sua partecipazione, grazie a voi gentili amiche e amici per la visione e l'ascolto. Dopo i suggerimenti dei nostri amici silenziosi, le ultimissime dal Veneto, come sempre già pronto, lo vedo in preview, il nostro collega da Porto Gruaro, Alessio Conforti, con quanto riguarda tutte le altre news in arrivo dal Veneto. E un cordiale ben ritrovati dunque anche dal Veneto in diretta dalla nostra redazione di Porto Gruaro. Apriamo subito con una notizia di cronaca a Venezia, blitz contro i venditori abusivi, un'azione di contrasto da parte della polizia locale in campo con 30 agenti. I particolari nel prossimo servizio. Un blitz durato 3 ore e mezza in pieno centro a San Marco, nel cuore di Venezia, luogo da sempre contraddistinto da turisti provenienti da tutto il mondo, ma anche da venditori ambulanti che propongono la merce contraffatta ricavandone illeciti profitti. La polizia locale è intervenuta dalle 22 alle 1.30 ieri sera con l'utilizzo di 23 operatori al fine di bloccare il commercio illegale e sanzionare chi non era in regola. Il blitz si è avvalorato ancora una volta di una tecnica molto efficace. Tutti in abiti civili, gli agenti si sono distribuiti nelle diverse zone della piazza senza farsi notare, per poi estrarre le casacche rinfrangenti di riconoscimento e iniziare a battere l'area marciana per costringere i venditori abusivi presenti in zona a convogliare verso la riva nei pressi dei Giardini Reali, dove ad attenderli vi erano altri operatori in divisa pronti a chiudere ogni possibile via di fuga. Nella rete sono così finiti 15 venditori abusivi che sono stati accompagnati al comando per gli accertamenti e la contestazione delle violazioni in materia di immigrazione e di commercio su area pubblica. Di questi, 3 sono risultati in possesso di regolari documenti, 5 erano sprovvisti di documenti ma già foto segnalati la sera del 4 agosto durante un'analoga operazione di polizia, 7 per la prima volta sono stati foto segnalati per l'identificazione. Sono stati inoltre sequestrati per la confisca anche un centinaio di articoli che gli abusivi cercavano di vendere ai turisti: ombrelli, razzi fluorescenti, mazzi di rose e borselli.
Chiarezza su quel guardrail perché non accadano più simili tragedie. È la richiesta da parte dei genitori di Edoardo Ascione, il 21enne di Fossò, deceduto all'alba del 10 agosto scorso con l'amica Linda Giorio, 22 anni, in un terribile incidente lungo la strada statale triestina, una di quelle tragedie che ha funestato purtroppo l'estate 2016. Ebbene, i genitori del ragazzo, attraverso un consulente personale, si sono rivolti ad uno studio, ad una società specializzata a livello nazionale nella valutazione della responsabilità civile e penale a tutela dei diritti dei cittadini, con lo scopo di fare piena luce sulla dinamica e sulle cause dello schianto, con particolare riferimento, come detto poc'anzi, al quel guardrail che non ha retto l'urto e ha infilzato purtroppo la Lancia Y sulla quale viaggiavano i due giovani, condotta da un'amica, penetrando nell'abitacolo come una lama. Cercano chiarezza soprattutto per evitare che possano accadere anche in futuro situazioni simili. Cambiamo argomento. Le pubbliche amministrazioni devono 65 miliardi di euro ai fornitori. A rilevarlo l'ultimo studio della CGA di Mestre, secondo il quale il dato è sottodimensionato dall'ultima stima della Banca d'Italia, secondo cui i mancati pagamenti della pubblica amministrazione ammontano a 65 miliardi, 34 a causa dei ritardi di pagamento e gli altri 31 sono di natura fisiologica, ovvero legati ai tempi di pagamento contrattuali che, secondo la direttiva europea del 2013, non possono superare i 30-60 giorni dall'emissione della fattura. Ma il problema per la CGA sta proprio in questo punto. Secondo Intrum Justitia, che monitora annualmente i ritardi di pagamento delle pubbliche amministrazioni europee, l'Italia rimane fanalino di coda nella graduatoria in Europa, con un tempo medio di pagamento registrato quest'anno in 131 giorni, un arco temporale più che doppio rispetto al limite fissato da Bruxelles. Parliamo di immigrazione, perché gli ultimi dati parlano di quasi 520.000 stranieri regolari in Veneto, cui vanno aggiunti i migranti, dei quali il 70% non ha il diritto di appunto essere considerato un profugo. Il conto più alto spetta a Vicenza, con 97.000 regolari e 1.149 richiedenti asilo. Il governatore del Veneto Luca Zaia, che ha snocciolato questi dati attraverso una nota, ritiene che nei prossimi anni il Veneto pagherà un conto sociale importante rispetto a queste presenze, come sta ancora accadendo per l'esodo dall'Albania nei primi anni 90. Torniamo sul tema che sta tenendo banco a livello nazionale, ma si può dire anche internazionale, legato alla vicenda del Burkini. Il collega Rosario Padovano ha chiesto alle persone che ha incontrato sulla strada qual è la loro opinione relativamente a questo indumento utilizzato dalle donne di fede islamica per appunto fare il bagno in acqua e in mare, in particolar modo nelle località turistiche, a seguito della polemica che dalla Francia si è spostata anche nel nostro paese. Rosario Padovano. Cosa ne pensa dei costumi delle donne islamiche in spiaggia? Con questo velo integrale? Non le ha mai viste? Non è un segno di oppressione per la donna avere il costume integrale, secondo lei? Cioè un costume, un cappotto? Vergognoso, vero? Grazie signora. Le volevo chiedere, lei cosa pensa di questi costumi integrali che le donne arabe indossano in spiaggia, il burkini, no? Quel costume per fare il bagno che copre tutto il corpo, cosa ne pensa? Penso che qua da noi non va bene. Quindi va proibito? Ma certamente. Non tollerato, come dice il ministro Alfano? Assolutamente, assolutamente. Qua da noi ci sono delle regole, vengono, li ospitiamo, li trattiamo bene, però loro devono... Vabbè, ma non c'è nessuna legge in Italia che impedisce alle donne di vestirsi con un cappotto in spiaggia. Chiedo anche un parere al suo marito. Si fa la legge. Si fa la legge. Sta un momento a farla la legge. È che non vogliono farla. Non vogliono farla perché evidentemente ci sono delle pressioni a livello di... Siamo succubi dell'Islam, questa è. Siamo succubi dell'Islam addirittura. Non è che forse vietiamo il burkini perché abbiamo paura degli attentati? Ma che cosa vuole? Gli attentati li fanno lo stesso se vogliono. Con il burkini o anche senza il burkini. Non va bene questa cosa. Abbiamo mollato troppo.
No, le chiedo soltanto, lei è d'accordo o contrario al burkini, questo costume integrale sulla spiaggia? Ah, guarda, per me sarei contrario, però se loro hanno quella, purtroppo... Cioè ci dobbiamo adeguare anche noi? No, noi adeguare. Ah, ok. Ci dobbiamo purtroppo... Tollerare? Tollerare. Quindi una tolleranza ma mal volentieri. Mal volentieri per una tolleranza che porta... Sarebbe una guerra di civiltà. Per me. Grazie. Il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Tullio Del Sette, ha fatto visita nella giornata odierna alla compagnia di Cortina d'Ampezzo e al comando provinciale di Belluno. Del Sette a Cortina è stato accolto dal comandante della regione Veneto, il generale Maurizio De Talmo Mezzavilla, e dal locale comandante provinciale, il colonnello Giorgio Sulpizzi, ai quali ha espresso il proprio compiacimento e gratitudine per la quotidiana attività di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità. Del Sette ha visitato, come detto, il comando provinciale di Belluno, rinnovando al colonnello Sulpizzi il proprio apprezzamento per tutti i carabinieri, oltre che per l'impegno nella tutela delle comunità locali da ogni forma di illegalità, anche per la funzione sociale tesa a far sentire la presenza rassicurante dello Stato e a recepire le istanze dei cittadini. Del Sette infine ha sottolineato l'insostituibile presenza delle stazioni dei carabinieri quali presidi di legalità e sicurezza. Del Sette poi proseguirà la sua visita anche nel vicino Trentino Alto Adige. La Regione dovrebbe tutelare l'ambiente vigilando anche sullo sfruttamento delle risorse idriche anziché incoraggiarlo indirettamente attraverso partecipazioni in società che investono nel settore delle centraline. Il consigliere regionale del Partito Democratico Andrea Zanoni mette nel mirino la partecipazione di Veneto Sviluppo in EZM Idro, azienda padovana, che ha presentato due domande di derivazione di acqua pubblica per scopi idroelettrici in provincia di Belluno. Un nuovo impianto sul Cordevole, in località Sasmus, nei comuni di Sedico e Sospirolo, e un altro sul Piave, nel comune di Perarolo. Tra i soci di EZM, oltre alla Zollet Ingegneria, ci sono l'impresa di costruzioni dell'ingegner Mantovani S.P.A. e soprattutto la Enrive, partecipata al 50% dalla finanziaria della Regione Veneto Sviluppo. Da un lato si assicura severità contro la proliferazione di centraline, dall'altra si fanno profitti con attività speculative ad alto impatto ambientale, ha detto il consigliere regionale. Il conflitto di interessi mi sembra palese, nel migliore dei casi si tratta comunque di una grave distrazione. E sul punto nascite invece dell'ospedale civile di Venezia, un altro consigliere regionale sostiene, sostanzialmente ci riferiamo a Bruno Pigozzo, sempre esponente DEM, di aver affrontato in passato assieme al suo gruppo una battaglia già nel 2013, ottenendone il mantenimento attraverso l'approvazione delle schede ospedaliere. Al momento però, dice l'esponente, non c'è all'orizzonte alcun atto di giunta per la sua chiusura, ma siamo sempre pronti a batterci nuovamente contro ogni tentativo che vada in questo senso, soprattutto oggi di fronte ai dati demografici che segnano un continuo calo dei residenti, assume ancora più forza la necessità di garantire questo presidio. Il riferimento al calo dei residenti ovviamente per quanto concerne il centro storico di Venezia. Economia, cambiamo argomento, la città di Treviso invece a guidare la classifica dei comuni più ricchi della Marca Trevigiana, ma nel Veneto a farla da padrone è la città di Padova. I particolari nel prossimo servizio. È Treviso la città più ricca della Marca, almeno secondo le dichiarazioni fiscali relative all'IRPEF. Gli oltre 60.000 contribuenti del capoluogo complessivamente hanno dichiarato un imponibile di quasi 1,5 miliardi di euro, pari a 24.773,38 euro pro capite. Si tratta del secondo valore in Veneto, che segue Padova, con circa un centinaio di euro in più e il 97esimo in tutta Italia. A guidare la classifica degli 8.048 comuni della penisola è il milanese Basiglio con 42.041,29 euro per abitante. I dati sono tratti dalle dichiarazioni dei redditi 2015, a loro volta riferite agli introiti dell'anno precedente. Nella Marca Trevigiana, dopo il capoluogo, si piazzano Casier a quota 23.248,36 euro a testa, seguito da Mogliano Veneto, Conegliano, poi Preganziol e San Pietro di Feletto.
All'opposto della graduatoria provinciale si colloca invece Moriago della Battaglia, dove i contribuenti devono far quadrare i conti con 15.446 euro. Imponibili di poco superiori per Miane, in media 16.053 euro, e Vidor, che raggiunge i 16.284 euro. Sport Calcio Serie B, amichevoli in programma per il Vicenza Calcio. Sabato inizio alle ore 16.30 con ingresso gratuito, con la sfida contro l'Abano Calcio, formazione in Serie D, una gara d'allenamento che si disputerà presso il centro sportivo Pier Mario Morosini di Isola Vicentina. Tra l'altro, in tema di allenamento, doppia seduta per i biancorossi oggi al centro Morosini. La squadra agli ordini dell'allenatore Franco Lerda. Durante l'allenamento del mattino ha svolto lavoro di forza e parte atletica. Nel pomeriggio invece la seduta è durata quasi due ore. Oltre ai torelli ed esercitazioni tattiche, la squadra ha svolto una partitella. Cresce dunque anche l'attesa per l'imminente avvio di stagione anche per la squadra vicentina. Prosegue anche la campagna abbonamenti con ottimi risultati. Elia Viviani è il sogno dell'oro. Non è stata un'Olimpiade poco movimentata, dice il neocampione olimpico di ciclismo su pista, sbarcato a Fiumicino proveniente da Rio nelle scorse ore. Abbiamo avuto comunque una buona prima giornata, la seconda con le prove contro il tempo e poi quel vincolo della corsa a punti, titolo che altre volte non siamo riusciti a conquistare e che ancora una volta ci poteva girare le spalle. Nonostante la brutta caduta durante la gara che aveva fatto temere il peggio, ho avuto una buona reazione, dice ancora l'olimpionico. Poteva essere la fine, ma non ho mai perso il controllo, ho solo pensato a difendere la posizione di testa e quindi quella medaglia d'oro che volevo vincere da un bel po' di tempo. Il 27enne veronese ora guarda i mondiali di ottobre in Qatar, una grande occasione, dice, per i velocisti, ed io che su strada sono un velocista non me la lascerò scappare. Penso che avremo una squadra forte per essere competitiva. Federica Pellegrini incontra a Jesolo in una festa la tennista di San Donà di Piave, Maria Elena Camerin, ma è su Instagram, il noto social network, e l'olimpionica affida i suoi pensieri, e sono davvero cupi pensieri, come ci riferisce nel servizio il collega Rosario Padovano. Si sono ritrovate ieri sera lei, Federica Pellegrini, la tennista di San Donà, Maria Elena Camerin, che ha un'attività a Jesolo, e la nuotatrice di Beano di Codroipo, Alice Mizzau, per festeggiare un compleanno. Tra relax e amicizie, l'olimpionica di Spinea ha trovato il tempo di un post dal sapore introspettivo. Non posso far altro che continuare a sorridere, anche se qualcosa dentro me muore. La frase compare sul suo profilo Instagram come didascalia di una foto subacquea in compagnia di due amiche, tra cui Alice Mizzau. E se quel qualcosa dentro che sta morendo è la voglia di tornare in vasca, è troppo presto per saperlo. Lo dice la stessa Federica. È troppo presto per sapere se lascerò il nuoto. Sono tornata da nemmeno tre giorni. Deve passare almeno un mese, ma non voglio essere fiscale. Se mi servirà più tempo, me lo prenderò. E Veneto Orientale, che come detto è fucina delle vacanze dei grandi campioni del presente ma anche del passato, ci segnalano la presenza del divincodino Roberto Baggio in quel di Caorle proprio in questi minuti. Un Roberto Baggio che tra l'altro da anni viene in vacanza in Veneto Orientale ed in particolar modo sulla spiaggia di Jesolo ma anche nelle vicine località balneari. Dal 10 di settembre del 2016 terminerà l'offerta che mette a disposizione spazi per la realizzazione di trasmissioni autogestite sul nostro gruppo televisivo di 7 televisioni con copertura triveneta. Trattasi di trasmissioni sportive, commerciali, politiche e culturali, di salute ma anche di cucina, solo per citare alcuni esempi. Le sedi sono a Pordenone, Udine oppure in Veneto. Per qualsiasi informazione è possibile telefonare al numero che vedete in sovraimpressione, 0434 55 24 44.
La Biennale di Venezia, invece, Jacques Lecaltre annunciano che è stato attribuito al regista iraniano Amir Naderi il premio Jacques Lecaltre Glory to the Filmmaker della 73esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dedicato ad una personalità che abbia segnato in modo particolarmente originale il cinema contemporaneo. La consegna del premio ad Amir Naderi avrà luogo il 5 settembre in Sala Grande, Palazzo del Cinema, prima della proiezione fuori concorso del suo nuovo film Monte, in prima mondiale proprio a Venezia. Amir Naderi, ha detto il direttore della mostra Alberto Barbera, ha contribuito in maniera decisiva alla nascita del nuovo cinema iraniano negli anni 70 e 80. Ed ora un'altra notizia dal Veneto orientale. Lunedì sarà una mattinata davvero molto importante per i residenti di Annone Veneto, ma anche di Pravis Domini. Il perito di Veneto Strade eseguirà infatti un sopralluogo sul ponticello della Postumia che sovrasta il torrente Vat. Il suo parere sarà decisivo e quasi certamente il ponte resterà chiuso. Si teme che l'infrastruttura non verrà aperta prima di 5 o 6 mesi e quindi il 2016 si concluderà con la Postumia ancora divisa in due e interdetta al traffico proprio all'ingresso del paese di Annone. Questa la situazione, ovviamente non mancheremo di monitorarvi proprio su quanto accadrà in futuro relativamente a questo importante tratto, ovviamente, di strada locale. E con questo è davvero tutto, non ci sono altre notizie, vi lascio come ogni sera alle previsioni del tempo, grazie a voi tutti per averci seguito, a voi tutti ovviamente un buon proseguimento di serata, arrivederci. Venerdì, per buona parte della giornata poco nuvoloso o anche sereno al mattino sulle Dolomiti. Residui e nuvolamenti saranno presenti fino al mattino sulla pianura, mentre nelle ore centrali il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso, per nubi medio-alte. Precipitazioni generalmente assenti, solo tra la notte e il primo mattino, sulla pianura, specie quella orientale, ci sarà ancora una probabilità medio-bassa, 25-50%, di residui e precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature minime in leggero calo, massime senza notevoli variazioni in pianura e in lieve aumento in montagna. Venti in quota in prevalenza deboli occidentali, nelle valli deboli, variabili, in pianura variabili, in prevalenza orientali. Mare calmo, quasi calmo.